Gli uomini del commissariato di Fano stringono la morsa attorno agli spacciatori e ai consumatori di stupefacenti. Su disposizione della questura di Pesaro, 12 agenti coordinati dal vicequestore aggiunto Stefano Seretti hanno setacciato bar e scuole fanesi. Identificate 72 persone e arrestate 2. Come già avviene da tempo in altre scuole della provincia, anche a Fano sotto osservazione speciale gli istituti scolastici, dove durante i controlli nel fine settimana alcuni studenti degli istituti superiori durante la ricreazione, anziché consumare merendine, sono stati sorpresi in atteggiamenti sospetti. Uno di questi, un 17enne fanese, ha tentato di ingoiare lo spinello appena fatto con marijuana e tabacco. Bloccato dagli agenti, è stato segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti. Le due persone arrestate durante i controlli nei locali pubblici sono un foggiano di 43 anni, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana e colpito da un ordine di reclusione di 5 mesi, per cui una volta identificato è stato condotto nel carcere di Villa Fastigi, ed un napoletano di 37 anni, anche lui con una pena da scontare per spaccio di droga di 5 anni, è stato portato nel carcere pesarese.